Sì. Desideri imparare i grandi segreti dell'hacking? Allora, la scuola di scripting di Lex98 fa proprio a caso tuo. Disponibile tutti i giorni tra le 16 e le 18, la domenica tra le 15 e le 18, onde evitare impegni vari. Limite iscrizione 2 utenti. Ma vaffanculo. Cosa? È normale che uno metta un limite all'iscrizione degli utenti? Anch'io ho messo un limite di 3 perché sinceramente non riesco a gestirne più. Voglio vederti una classe su un forum, perché se fossimo a scuola è un conto, ma su un forum di 3 o 4 utenti. Voglio vedere come la gestisci quando uno non consegna il lavoro, quando uno lo consegna in ritardo. Voglio vedere, poi ne riparliamo. Ricorda che fa da sé è destinato a fallire prima o poi. Sembri Francesco Sole fuso Alex 98. Su Pokémon Marro Merda 2 c'è un Pokémon caccola? Wow, l'originalità! Anche questo viene dai miei video. Caro iscritto, non so chi tu sia, però... però sì. Madre, devi curarmi. Non qui. Ah, scusate ancora il raffreddore. Mi è venuto prima starnutendo, cioè con uno starnuto mi è arrivato il raffreddore, credetemi. Non è una bella cosa. Maledetto Max, dove ti nascondi? Non lo so. Sto cercando Max del Team Magma per poterlo scacciare da Flat. Mi potresti aiutare? Ho sentito dire che qualcuno qui vuole scacciarmi da Flat. Non è forse così tizio vestito di verde? Ai! Sapevo che Max era brutto, ma non fino a questo punto. Sapevo che Max fosse brutto. La crusca! Tu sei un allenatore, giusto? Ti prego, fa lo sparire, mi metti paura. Come osi, codardo mascalzone? Per te? E per di più ti fai difendere da un sedicenne che dimostra 10 anni. Bene, vediamo se riesci a battermi. Mi chiedo come abbia fatto a conquistare Owen con un Amel al 5. Accidenti, tu sei il tizio mega power che mi sconfiggerà come in ogni banalissima hack. Meglio scappare... Caspita come sei forte, allora puoi scacciare tu Max da Flat al mio posto, vero? Eccoti una Megavol per aiutarti. Grazie. Una pistola no, vero? Tamigita. Oh, ok. Che bello quel tag che si bugga quando cambi la mappa, vero? Non è che si bughi, che tra questo tile e questo c'è... come dire, una piccola differenza, sono diversi, quindi quando cambi mappa ti do ancora quello preimpostato. Perché sei un pirla. Io sono la tua guida, Alex. Per andare avanti si è buggato lo script, accidenti. Questa che è diventata come un dito nel culo, anche tu con i tuoi insulti. I Pokémon sono delle creature strane, come Alex 98 del resto. Madonna, ma cosa c'hai? Cosa, sei reso un nostro sottomarino senza biglietto? muori. Peccate. Salse, Begandi. E niente, andiamo in palestra. Andrea è il mago della SM. Non per questo si chiama Mr. Routine. Mi spiace Andrea, mi spiace tantissimo. Ah, che cool. No, c'è un altro. Merda. Cosa, puoi imparare una mossa d'acqua? Piglia mosche Pasquale. Ecco, facciamo una cosa in bella intelligevole, save state, e lo chiamo così. Ora posso affrontare la palestra, perché ho un Pokémon che ha meno un attacco d'acqua. Dove era? Ah, eccola qui. Ciao, io sono Andrea, l'hacker della gente, nonché admin del forum. Guarda che l'accento però va dall'altra parte di nonché. Sono tra i migliori hacker italiani e un mago della SM. E a confronto della mia hack, Kiratina's Legend, questo non vale neanche uno sputo. Sei pronto a perdere? Cosa? Con una routine che mi fa crashare il gioco? Oh cazzo. Sì, manda Kiratina, dai, su. Ciao. Allora, per vincere la medaglia SM. E visto che questo ennesimo script riciclato me lo costringe, eccoti una MT. Bene, adesso non ti dispiace, devo tornare a spiegare a Lex98 come far funzionare la beta di Pokémon Penumbra. Wow! What the fuck? Vabbè.
Wow, ci ha citato il team Penumbra. Wow. È una scimmia. L'ex-98 è un tipo a cui piace mettersi in mostra. Anche tu. Vabbè, oh. Abbiamo tipo la squadra OP, un cellulare e Daniel. Va bene. Almeno qualcuno di cui possa fidarmi. Oh, poi ho un cellulare a caso. Da quando il mio compagno ha criticato l'ex-98 perché giocava Pokémon tutta la classe, lo ha deriso. Oh, che scatole. Secondo fonti non ufficiali, l'ex-98 vive in Sardegna ma si è trasferito da poco. In maniera di flat. Oh no, di nuovo il tizio Mega Power. Per evitare Pokémon selvatici? Sì. Ancora tu, cosa vuoi adesso? Restituisci subito gli insetticidi? E pensi che ti dia retta? Sì. Ok, ciao. Torniamo un attimino indietro, scusate. Oh, buon bambino Gesù. Seguiamo la storia perché non vorrei far crashare cose. Allora, quanto è bello l'hacking italiano, dove la gente sfrutta altra gente. Se avessi un poco d'allora per ogni volta che sto a parlare insetticidi a quest'ora, sarei in un'isola tropicale a fare il domatore di Baldrack. Simpatico, comunque è con premio. Wow. Ah, giusto, vieni con me che ti spiego cosa servono a cosa servono. Comunque servono sti Cristo di congiuntivi. Adesso che è il mio capo, se può spiegarti cosa servono. Io sono il capo di questa azienda, il mio dipendente mi ha chiesto di spiegarti a cosa servono gli insetticidi. Allora, con questi spray puoi scacciare Max da flat. È per questo che poco fa se li hai presi. Ecco, tieni un campioncino gratuito. Ottieni un insetticida. Ti prego, per il bene di flat, scaccia Max con quell'insetticida. Sì, cazzo, però devo fare tutto io qui. Il budget di l'ex-98 per un 3DS travestiti, uscite con gli amici e altri, si è detto 70 pochi dollari. Vabbè, quindi? No, questo qua non dice niente. Tu? Lo sai che questa mappa è uguale a una città creata dall'ex-98, tanto non ci voleva nulla a cambiarla, era uguale a Petaripoli. Non si ride e si scherza, ma l'ex-98 è un professore nel forum e sta diventando un ottimo hacker. L'ex-98, per non far fuggire Latios, usava Dugtrio con Trappo Arena. Peccato che non funzioni con i tipi volante. Infatti, l'avevo scritto pure io, se non mi sbaglio.